Si ripete anche quest'anno l'esperienza di esserci il progetto di supporto sociale promosso dall'Associazione ERA in collaborazione con la Scuderia di Panne e l'Associazione Crescere e con il sostegno del Comune di Arezzo, Estra e Coengas. Un progetto che vede come target di riferimento i ragazzi con disabilità, ma sempre con un atteggiamento di inclusività insieme ai ragazzi normodotati. Quindi siamo felici e orgogliosi di avere dei feedback positivi da parte delle famiglie, perché riusciamo a colmare un disagio che le famiglie si trovano purtroppo a dover gestire, che è quello di dare degli spazi ludico, sociali e ricreativi ai ragazzi per stare insieme, giocare insieme e aumentare le proprie competenze sociali. Sostegno di Estra perché crede in questo progetto, che è un progetto che si ripete ormai da anni, che è nato dall'emergenza Covid, ma che ha trovato una sua validità, un riscontro importante anche rispetto alle famiglie e ai ragazzi più deboli. Sostegno a famiglie con realtà importanti, ma anche il sostegno a una generazione che è un po' in difficoltà, secondo me, attraverso strumenti come lo sport, la musica, la ricreazione, è sicuramente da mandare avanti e da sostenere. Il progetto si svolgerà in due fasi, la prima da giugno a dicembre e la seconda da gennaio in poi, con l'organizzazione di campi solari, attività di doposcuola e laboratori extrascolastici rivolti a bambini ed adolescenti tra i 10 e i 18 anni, sia normodotati che diversamente abili, stranieri e non, con l'obiettivo di dare ai giovani e alle loro famiglie risposte più adeguate ai loro bisogni, ampliando l'offerta formativa a loro destinata. Per noi è un grosso orgoglio avere avuto questa possibilità per dare veramente un supporto concreto alle famiglie, in quanto molte volte si sentono sole e abbandonate perché appunto i figli hanno una difficoltà, mentre questo progetto dà la stessa possibilità a tutti e quindi è la vera essenza del progetto ESER. Questi bambini noi li coinvolgiamo in tutte le attività della scuderia, quindi sono loro in prima persona a prendersi cura del cavallo, a dargli da mangiare, a spazzolarlo e poi alla fine a salirci sopra. Poi verranno fatte delle passeggiate nei boschi e il tema di quest'anno è quello dell'acqua. E noi abbiamo proprio il ruscello che attraversa la scuderia e questo elemento dell'acqua è importantissimo per i bambini, perché dal mare al fiume a bambini piace l'acqua, e quindi è l'occasione per insegnarci che tutte le cose, come tutte le cose della natura, va tutelata e preservata.